Ci siamo quasi. Allora, dov'è la nave? La nave. Di prima? Non la vedo più. Dietro di noi. Sembra si stia facendo molto gli affari suoi, spero. Perfetto. Adesso, allora, iniziate a togliere un po' le vele, va? Ok. Una veloci. Tolgo quella centrale io. Ok, scendo. Allora, veloce. E uno che inizia ad andare all'ancora. Vado. Vai all'ancora, ok. Te la dico io. Ci siamo, farla, ci siamo, ci siamo. Aspetta. Aspetta. Ancora dobbiamo andare. Ancora un po'. Ok. Getto. No, se no ci facciamo una nuotata troppo grande. Non voglio rischiare con gli squali. Ok. 3, 2, 1, vai. Fatto. Ok, perfetto. Uno sul cannone, per favore. Chi va sul cannone? Io devo entrare. Perché sul cannone? Devo sparare qualcuno. No, io stavo guardando un attimino la nave. Oddio, Gonks, mi stai sbagliando. Vai. Devo scaricare prima la palla. Scusate, di cannone, mi è partito un colpo. Davvero? Sì. Non di cannone, di pistola. Ah, ok. Non ho fatto nulla. Non mica ci di sono. Eccolo. Ragazzi, ci sono. Abbiamo Gonks carico. Ok. 3. La direzione è questa. 2. 1. 1. Fuoco. Ole. Centrato? Sì, ho quasi superato anche l'isola. Ok, arrivo a nuoto purtroppo. È più bello andare col cannone. No, e voi, nel mentre che voi vi stavate divertendo a tirare Gonks col cannone, io stavo tenendo d'occhio un attimino la nave lì vicino, perché non si sa mai che giri e venga a romperci le scatole. Tu nel sì mentre che sei brava. Scheletri, ragazzi. Gonks, te ne arrivano altri. Gli ho visto uno. È pieno. Occhio, pensiamo a combattere e poi penseremo al tesoro. L'ho mancato. Il lavoro e poi il divertimento. Okay. Allora, non vedo altro. Palle uno di ucciso, qua. Uno l'ho ucciso. Ok, ho ucciso un altro. Okay. Sembrano finiti. Prendo le palle di cannone. Palle di cannone. Siamo a posto? Palle di cannone, palle di cannone. Ok, sì. Sì, ok. Allora, palle in mano. Vai, dove sono finalmente i tesori? Ci penso io. Seguitemi. Arrivo. Mi vedete? No. Sì, sì. Io non ti vedo. Fere. Eccoti, vai. Uno è qua. Ecco yes! Qua. Ok, l'altro è qui. Forse qui. Un po' più complesso. Ok. Arrivo. Ti do una Aspettate. Mano anche guardando la mappa. Allora, si entra da qua. Prova qui. Ma un momento, a me ne segna solo uno, ragazzi. Sì, perché uno l'abbiamo già preso. Scompare. Ti scompare. Quando ti scompare. Dopo che lo prendi scompare. Prova a venire qui con la pala. Se il capitano fa le cose c'è un motivo, cari miei. Non siete Trovato. Buoni nessuno dei due, vedi? Ok, perfetto. Allora, se sia lo stesso forziere di prima, uguale. Sì, sono tutti uguali. Infatti non hanno un grande valore, ma sommandoli tutti e sei erano sarebbe tanti soldi. Sarebbe stato un bel bottino, spero. Esatto. Sarebbe però, perché non lo sarà. Il bottino viaggio completato. Il bottino è la nostra vita, la nostra esperienza. E comunque adesso ci dà l'esperienza dei cacciatori dell'oro o ce la sì, dà solo quando andiamo a vendere? Sì, no, dovrebbe darcela. Vediamo non un so. Attimo. Perché noi eravamo vicini al livello 5. No, ce la dà ce solo la dà se vendiamo. A vendere. Quindi se non riusciamo a portare a casa questi bottini, non facciamo neanche il livello 5 per sbloccare le nuove cose. È davvero importante. Ferre, inizia a sistemare le vele. Ok, le devo far scendere? Sì, falle scendere, tutto al massimo. Ok, dopodiché io inizio ad andare a vedere la mappa per capire come si torna a casetta. Vediamo. Io ragazzi vorrei sapere più che altro, se c'ho questo tesoro in mano, come faccio a salire sopra la Te la metti nella spalla. Si vede pure, se guardi l'ombra, si vede proprio l'ombra che fa sto movimento. Ah, ok, non l'avevo visto prima. Raga, io non mi ricordo com'è fatta l'isola base. È tipo avamposto, cerca il nome. Io non vedo i nomi. Come non vedi i nomi? Ah, ora sì, ero troppo dezoomato. Avamposto? Avamposto Plunder Outpost. Siamo vicinissimi. Ma che bello! Sì. Di fronte a noi. Ok, perfetto. Abbiamo fatto un giro in tondo e torniamo a casa. Pensavo che fossimo allontanissimi. Tre tesori. Forza, forza. Ok. Togliete l'ancora. Sì, li ho messi sotto. Poi boh, pazienza. Mettili un po' di lavoro. Sempre migliorano. Sì, che certo lavoro che di squadra. Stavo mettendo il tesoro. È più importante. Adesso il ci devi dell'ancora. Risarcire dei tre tesori di cui noi non prenderemo i soldi. Li metti in tasca tua quelli. Ma io ti risarcisco ogni volta che guardi la mia bella barba. No, grazie. Andiamo? Sì. Allora, occhio perché davanti a noi davvero? Sì. Occhio che abbiamo comunque una bella nave. Ah, beh, perché è parcheggiata anche loro. Sono parcheggiati sicuramente all'avamposto, però.
No, non è bello, perché se ti ricordi noi in un video ci avevano assalito proprio mentre eravamo parcheggiati in quest'isola. Quindi non è che allora, proprio... Allora, non pensiamo a niente. Prendiamo i tesori, parcheggiamo e corriamo. Corriamo a vendere e poi pensiamo nel caso a litigare, a prenderci a cannonate, cose del genere. Sono della stessa identica idea. Ci sto. Se vogliamo essere ancora un po' più veloci possiamo cambiare un pochino la direzione delle vele. Okay, perché se facciamo. Notate non stiamo sfruttando al massimo. Allora, angolazione. Dov'è angolazione? Ogni volta non lo trovo, eccolo qua. Opla, un po' verso sinistra, okay. Se avete visto. Ok. Ok, fatto. Allora, l'isola è alla nostra destra, quindi virare tutta a tribordo, anche se non so cosa vuol dire. Ok. Non me lo ricordo. Allora, quelli se ne stanno andando, quindi stanno facendo gli affari o loro. Ci stanno puntando? No, no, stanno andando dritti, a meno che non girino ora, ma... No, ok. Mi sembra si stiano facendo i loro affari, quindi va bene, va bene. Meno male, meno male. Allora, noi siamo a posto. Al momento ho paura dei fight, devo essere sincero. Io, al momento non sì. Li sopporto più. Tesori non li voglio ma qual perdere. È quest'isola oppure la prossima ancora? Questa? No, questa. Ora ok. Dovrebbe essere questa. Sembra strana, non vedo posti dove si vende. Questa, perché è tutto questa, dall'altro questa. Lato. Ah, ok, perfetto. E infatti eccoci. È pieno eccoci. Di barili qua comunque. Cioè? Guarda, guarda il mio schermo. Vedi? Ma ragazzi, non sembrano tesori, che c'è? Dobbiamo ancora, rallentare. Ancora. Ah. Ok, l'ho schivata, Ho buttato l'ancora. Io sto tirando sulla vela. Aia, riparazioni. Riparazioni subito. Vai, andate a riparare. Dobbiamo sempre andare di faccia nei posti, Sì, perché sempre. Senza l'ancora andavamo giusti. Invece con l'ancora è stato un errore. Perché ci ha fatto frenare troppo. Allora, inizia a togliere un po' le vele. Porca miseria, non ne combiniamo una giusta. Stesso buco di prima. Wow. Povero. Perché c'è solo quello, quindi. Togliamo anche l'acqua e andiamo via. Allora, quindi abbiamo un tesoro a testa. Poi lo portare via. Ora sì. Sì, ogni tanto se si muove troppo la nave te lo annulla, però no, lo puoi fare, lo puoi fare. Allora, tesori. Dove li avete messi? In giro. Totalmente a caso? No, sono di... Boh, tutti in questa zona dovrebbero essere. Ne ho visto due, non vedo il terzo. Il terzo è qua dietro. Ok, prendilo tu e andiamo. Let's go. Sto buttando fuori quest'acqua. Ah, nuota. Che lento quando ha il forziere. Infatti dovevamo arrivare al molo. Sarebbe stato più intelligente. Lo so. Adesso dove passiamo, scusa? Da qui. Un po' di parkour nella spiaggia, Fere. Mi vedi? Fere! Dall'altra qui! Andare era meglio l'altra, secondo no, me. No, è qui il molo. Lo sai che non hai... Non ce la puoi fare, guarda. Adesso giri e sei arrivata. Non è vero. Dall'altro lato facevi tutto il giro dell'isola, sarebbe porca miseria. Meglio. Ma quando mai? Gonks, tu ci sei, sì? Sì, sto arrivando, visto secondo. Sai, hai uno dei tre tesori. Se ti cade, lo perdi. 3 su 6, ricordiamo. È un buon score il 3 su 6, è un pareggio. Un fallimento totale. Ma non però è vero. C'è da dire che li abbiamo trovati tutti e 6. Vendo? Pronti? No, aspetta, dobbiamo esserci tutti e 3. Una alla volta. Sto arrivando. Una alla aspettiamo volta. Aspettiamo Gonks. Ok. Ma... Guarda questo come si guarda i tesori. Eccoli qua. Li piacciono a lui. Ma io non l'ho mai notato. Guardate quanti soldi c'ha lui lì dietro. Beh, ovvio. Ma se lo spariamo? Rubiamo. Allora, non succede nulla. Uno alla volta vende. Vado io. Ok. Perché così vediamo quanto ci dà ogni forziere. Più 119. Buono. Adesso buono. Me la dati? Aspetta. Più 113. Più 113. Vado? Sì. Reputazione del cacciatore d'oro. Sono arrivato al 5 anche nel mentre. Anche io al 5. Più 95. Più 95. Il mio non voleva 95. Ragazzi, ci siamo fatti 300. Ottimo. Ho fatto un sacco di soldi. Pensate con tutti gli altri. Avremmo fatto almeno 600-700. Tanti. Già. Vabbè. Era molto lunga come missione. Sì, era difficile. Era difficile. Però... Parliamo un attimino con lui adesso che noi abbiamo fatto il livello 5. Vediamo cosa cambia. Allora, permette l'accesso ai viaggi del Corsaro d'Oro. Costa 200 monete. Oh, mamma mia. E avrà una difficoltà importante. Io non so se siamo in grado di reggere la Corsaro d'Oro. No, secondo me sai che cos'è? Uh-huh. Dovremmo fare altre missioni un po' più normali, ok? Dato che comunque poi ogni volta cambiano, quindi non è neanche la stessa cosa noiosa. Magari anche comprare armi migliori o equipaggiamento migliore e poi provare a fare quelle del Corsaro Gonks. D'Oro. Ci sta, le armi le voglio io. Voglio cambiare la pistola. Dobbiamo decidere. Io sono per farla adesso il Corsaro d'Oro. Ma dai, non siamo pronti. Gonks. Io volendo ho i soldi per farle entrambe. E tu hai la scelta. Vuoi fare Corsaro d'Oro o vuoi fare una missione normale e rifare qualcosa da piratini scarsi? No, io mi ritiro da questa turma. Se mi parli così. Vero?
Sì, andiamo. Corsa Rodoro, cara Fede. Hai sentito? No. Corsa Rodoro. No. Se vuoi fate un po' di shopping perché esatto. Si parte per un'avventura pericolosa. La prendo. Vediamo cosa possiamo comprare. Tanto che dato che spende lui i soldini, io 389. No. Io 400, ma... Allora, il cappello... Ragazzi, ha sbloccato anche un'altra missione. Cioè? L'illecito bottino di Medoli. Non ce l'avevamo prima. Eh no? Ha sbloccato un'altra ancora, lui? L'illecito bottino perché di Marlon. Perché le sta sbloccando Lindo? Solo lui? Boh, vabbè, lasciamolo lì. Fere, costano troppo i vestiti. Lo so. Forse conviene... Le armi costavano ancora di più? Sì, vero? Mi sa proprio di sì. Ok. Sì. Perché il cappello da pirata che cioè, io devo avere per forza prima o poi costa 1120. E prenderei questo, ovviamente, perché è bellissimo. E giusto i guanti, magari, che costano 60 ci sta, eh? Eh sì, sono vero? Belli. Ma è una spesa, mi sembra abbastanza normale. Sono indeciso tra i guanti da topo di Sentin, certo che se mi chiami da topo, e i guanti beh, certo. Da ammiraglio. Dai, mi prendo quelli da ammiraglio, cioè un po' più seria la roba qua. Io ammiraglio. Voglio il vestito da ammiraglio, guarda che bello quello da donna. Qual è? Il terzo. Questo? Sì. Questo è bello. Questo è se prendi questo sei fighissima, certo. No, io vorrei il cappello, il numero 5. Quello cappello d'ammiraglio quello, che sì, è fighissimo. Anche a me piace quello. E infatti la giacca d'ammiraglio da uomo è straordinaria. Davvero bellissima. Vabbè, niente. Ok, vediamo magari se c'è qualcosa di meno... No, vediamo le missioni, perché lui ne ha sbloccate un botto a Gonx, scusami. Perché aspetta. Ha sbloccato due nuove. Sicuramente sono quelle della parte del Corsaro d'Oro. Sicuramente. Ragazzi, il fucile da cecchino. Lo so, non vedo l'ora di avere i soldi perché per prenderlo. In effetti dimmi, Fere. Permette l'accesso ai viaggi del Corsaro d'Oro. Quindi tu con 200 ti sblocchi nuovi viaggi. Ok. Più devi acquistare il nuovo viaggio, capisci? Ok, certo. Di soldi. Quindi semplicemente abbiamo sbloccato delle nuove missioni esatto. Che però sono del grado superiore esatto. Quindi più esatto. Difficili e complesse.